Sai che è nato il profilo Instagram di TCG Television? No! E allora che aspetti a seguirlo? Troverai tanti contenuti esclusivi! Ciao a tutti amici e bentrovati su TCG Television, il vostro Daniel, e quest'oggi continuiamo e terminiamo l'apertura del secondo box di Dragon Ball Super Card Game Rise of the Unison Warrior. Nella precedente parte di questo unboxing abbiamo trovato come carta sciolta nel box la SPR di Vegeta Super Saiyan 4. Dopodiché abbiamo, mettiamo un attimo da parte il box e facciamo un breve recap della prima metà, abbiamo trovato la SPR di Yamcha. Dopodiché siamo andati un pochino meglio, anche se ho visto subito questo Freezer. Ottima SR, però già trovata. E poi abbiamo trovato la Dormant Potential Unleashed, la Unison di Gogeta, nonché la Unison di Mechikabura. Tanta roba. Siamo andati migliorando, però ci siamo portati subito via 4 SR e una SPR. Ergo, secondo i calcoli, l'altra metà del box resta solo una SR e una SPR. Dunque, lasciamo da parte un momento quello che abbiamo trovato la scorsa volta ed andiamoci ad aprire le 9-12 buste rimaste, sperando di trovare qualcosa che mi aiuti a completare i mazzi. Io, per completare almeno il mazzo nero, chiedo soltanto un Vegex raro foil, perché normale l'abbiamo già trovato, quindi non potendosene trovare più di uno, una carta rara uguale per box, a meno che non la trovi foil, punterei sulla versione appunto foil che non ho. Prima busta, come l'altra volta, cominciamo da Gogeta Super Saiyan 4 ed abbiamo Zeno Edge of Space Super Combo Blue, Bulma Out Adventuring, Counter Blast Son Gohan Uncommon che ho in pochissime quantità, Shu Zamasu Fuso, Pilaf, Vegeta, Gis, Demigra, abbiamo Trunks comune, la foil è un uncommon nera ed è un Mira, niente poco di meno che un'immondizia, e la carta rara è blu ed è un Goku Black Future Decimator che mi manca, meno male, almeno questa la mettiamo in collezione. Busta numero 2 con le due fusioni provenienti dal mondo di Dragon Ball Heroes, ovvero Gotenks adulto e Vegex, unione coipotara di Trunks e Vegeta. Cominciamo con Son Goku Power of Legend. Io voglio trovare l'uncommon di Bardock, ma perché non si trova? È difficile da trovare. Attenzione, abbiamo Pilaf Leader comune, che è l'ottavo, se non erro, che trovo mai. Goku Vanilla, piccolo, Dodoria, le comuni ormai le ho tutte in 4 copie, per cui mi salto a pie pari. Abbiamo un Barter, la foil è comune ed è un Blue Impulse, che schifo, e attenzione, mi sa che parte subito la SR, di nuovo gialla ed è di nuovo Vegeta Prideful Transformation, versione SR stavolta. Vabbè, quantomeno mi manca, aggiungiamo in collezione, prendiamo la sleeve e mi sa che ci siamo sparati tutte le SR del box. Come vedete si trovano più o meno sempre 2-3 colori di SR, l'altra volta abbiamo trovato verde totalmente e una blu, stavolta abbiamo trovato verde e giallo. La SPR invece, le SPR vanno per conto loro, infatti abbiamo trovato una SPR rossa, la peggiore che potessimo trovare, in quanto l'altra era Sincerron Unison, che è un'ottima Unison, e non ricordo se ce n'è un'altra, credo di sì. Vegeta Elite Unison, ah sì, c'è Vegito Super Saiyan Blue, Vegeta Elite Unison, Fuse Zamasu, Trunks the Eager, voglio trovare quel maledetto Bardock nero, Zamasu, Quarta, Trunks, Kiki, Vegex, ma non quello che serve a me, perché quello che serve a me è raro. Attenzione, ultima comune, Zarban, rara foil,
Oh, Super Saiyan Blue Vegito Paralyzing Prowess. Stavolta abbiamo trovato già, ancora essendo a metà box, più foil rare dell'altra volta. Che comunque questo Vegito lo volevo perché mi piace un casino l'artwork. E chiudiamo con una rara nera che è un Burning Impact. Già terza coppia. Voilà. Facciamo un po' d'ordine, magari queste le posso anche mettere fuori, quasi fuori in quadratura, che tanto non ce ne frega molto. Così abbiamo spazio anche per far vedere tutte le SR. Quarta busta, rimaste 4 buste e manca solo un SPR da trovare. Amarezza totale. Cominciamo stavolta da un Trunks Super Saiyan 2. Oh, finalmente il Bardock che volevo. Pilaf's Castle. Spero di trovarne almeno un altro di quei Bardock, perché sono veramente tosti da trovare. Pilaf comune, Gowasu, Mira, Goku Super Saiyan 3 GT, un altro Blue Impulse, Van Vanilla, carta foil comune, che è una Bulma, e la carta rara è rossa ed è uno Long, che abbiamo trovato anche foil, tra l'altro, quindi totalmente inutile. Siamo alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, quinta busta. Quinta busta, da norma, come detto, dovrebbe mancare una SPR. Staremo a vedere. Intanto troviamo Freezer, Son Goku, Princess Kiki, Vegeta, Leader, Genio, Mai, Freezer Vanilla, Trunks Xeno, Eggs Sharon comune, Genio comune, mi sa che qua c'è del foilame acuto, comune foil Puar, e no. Oh, è lei? Sì, Son Goku Hit Supreme Alliance. Questa è una delle rare che volevo, una delle migliori rare, soprattutto perché è dual color, a costo 4.19.000, ma tranquilli perché con Arrival Blue Yellow entra a costo 1 blu, è un blocker, e inoltre una volta per turno, se il tuo leader è blu o giallo, puoi mettere questa carta in posizione attiva, molto molto sgrava. Se ne trovassi anche una fuori sarebbe il top. Siamo a metà dello spacchettamento dopo aver aperto questa busta, che è la sesta. Attenzione. Niente, non si vuole aprire. Era già successo nel primo spacchettamento, mi sa che era sempre la busta di Vegex e Gotenks. Mercenario Tao, Freezer, Zeno, Fyuzamasu, Piccolo, Mai, Sfera una stella negativa, Guldo, Vegeta, Pan, carta rara foil Goku Black Future Decimator, appena trovato normale, e carta rara verde Dodoria Brimming with Power, che avevo già in due copie, una foglia e una, abbiamo tre per. Mancano 6 bustine, come detto. Goku Super Saiyan, vediamo cosa ci porterà. Mi sembrano fino a ora quella più sfigate, le bustine Goku Super Saiyan, in tutti gli spacchettamenti che ho fatto, almeno a memoria. Poi se voi vi ricordate meglio. Oh, invece cominciamo grossamente, perché abbiamo un Bardock The Resolute, almeno il 3x, fantastico. Super Saiyan Broly, Unison, Vegeta, Unison, Cacca. Perché questi due, la cacca viene sempre a coppia? Fateci caso. Shu, Vegeta, un altro Blue Impulse, mamma mia. Son Goten, la Reverse Uncommon, ed è un Pilaf Machine che già avevo in foil, e carta rara blu God Slicing Black Kamehame, che avevo già. Stiamo trovando parecchie rarie doppie, sarà tosta completare questa collezione. E non trovo mai Sin Sharon, incredibile, ma vero, il Sin Sharon raro non si vuole far trovare. Mi sa che il primo Master Roshi che ci esce oggi. Sfera una stella, meno male queste non ne ho trovate tante perché ne abbiamo a secchi. Supreme Kai of Time, Vegeta, Trunks Leader, Shu,
Bart, Tawa, Son Goku, Super Saiyan 3, Bulma, Common Foil, basta, già è la terza che ho di queste foil, ho quasi il playset, che schifo. Carta rara rossa, un altro Son Goku che ho già in 3x. Restano 4 buste, quindi possiamo togliere il box e lasciamo qui le nostre ultime 4 buste. Sono una per Artwork, ovviamente. Andiamo avanti, dai, continuiamo per fila, anche se secondo me nella busta di Sincero non c'è nulla. Facciamo così, no? Cambiamo i piani, apro l'ultimo pacchetto in fondo. Secondo me qui non c'è nulla. Voglio cercare di lasciarmi la SPR per ultimo. Dovrebbe esserci un altro SPR, non vorrei che mi sto sbagliando. Allora, Son Gohan, Time Ballet, Puar, la cacca, attenzione, però c'è lui, che era pure quello prima insieme al Gohan, Vegex, Ginyu, strano che non c'è la carta terreno di Zamasu, Pan a costo 1 Vanilla, Dodori a costo 1 Ottima, Foil comune, un Ace Sharon che abbiamo già, e invece me la sono andata a beccare, era l'ultima, abbiamo un SPR blu, che altro non è che Zeno Cosmic Unison, almeno ci manca bene così. Vabbè, ce la siamo bruciati, io ho detto all'ultimo pacchetto non c'è nulla, invece mi voleva lasciare la sorpresa per la fine, va bene. Andata la seconda SPR, in realtà terza perché abbiamo trovato anche un bel Vegeta, Super Saiyan 4. Andiamo con la terz'ultima busta. Quella di Gogeta Super Saiyan 4. Io avrei aperto Goku, però ormai tanto so già che non c'è più nulla. Quindi andiamo sparati. Andiamo sparati con Trunks the Eager, Pilaf Machine, Sincera, Son Goku, Ox King, Pilaf Shu e Mai, Pilaf Giru, Guldo, Trunks, la foil è una rara nera ed un altro Burning Impact, ok, ho il playset di Burning Impact e la carta rara è gialla. Oh, finalmente Sincheran, oh, ce l'abbiamo Sincheran, almeno uno. Proviamoci il pacchetto di Goku, che altro posso chiedere dalle rare? Mi ricordo adesso quali mi mancano, sinceramente. Vorrei con sempre il Vegex Foil, se possibile. Altro Sincheran, versione però Uncommon, Bulma, Kiki, Vegeta, Bulma di nuovo, Gotenks Super Saiyan Leader, Ginyu, Negative Energy, Freezer Vanilla, Vegeta, Comune Foil Blu, che è un Son Goku, e la carta rara è blu ed è un Goku Black Rose Lofty Aspiration, che mi mancava, non mi ricordavo neanche che esistesse. Allora, ultima busta, ragazzi, ormai sappiamo che è uscito tutto, quindi sarà tanto di svagamento che ci porta un Dimigra Unison, Vegito, Son Goku Power of Legends, peccato non c'è il quarto Bardock, però potremmo trovarlo foil, chissà, Mai, Oolong, Confidenza Assoluta, Zamasu, Geese, Sfera a due stelle è oscura, non è negativa ma è oscura, Trunks, Uncommon Giallo Verde Foil, già so chi è perché ce l'ho già, ed è Jiren Alien Power, e la carta rara è verde ed è un Krillin Potential Unlocked, mostra della munnezza, della povertà. Beh ragazzi, questo era il box, il secondo box di Rise of the Unison Warrior, ci ha portato Zeno SPR e Yamcha SPR, nonché Vegeta che era sciolto nel box, più queste 5 SR. Addio Vegeta. Ok, ce l'abbiamo. Vegeta Super Saiyan 4, ok, abbiamo anche in versione SPR, Match Kabura, Dorman Potential Unleashed, la migliore secondo me di tutte. E poi abbiamo Gogeta Unison Dynamic e chiudiamo con Freezer Charismatic Villain già trovato nel precedente unboxing.
Bene ragazzi, per questo video è tutto, fatemi sapere voi se avete unboxato qualcosa di Rise of the Unison Warrior e cosa avete trovato, mettete un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche, inoltre vi invito anche a seguire la pagina Facebook che trovate intanto in pop-up durante il video e sempre in descrizione. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti!